Però è normale che abbia un certo gioco. La luce di posizione è ferma. Una volta arrivati qui, muoviamo l'aereo e controlliamo che ci risponda coerentemente. Come vediamo, è ben coordinato col nostro movimento. Quindi possiamo proseguire il nostro giro da qui. Il primo controllo che facciamo è il montaggio degli alettoni. Gli alettoni devono muoversi in maniera antitetica e quindi li muoviamo. Devono anche essere abbastanza morbidi nel loro azionamento. Ogni bullone ha una spina e alcuni hanno le linee di fede. Controlliamo che la spina sia inserita e che i rivetti che fissano l'alettone all'ala siano in posizione. Proseguiamo, controlliamo la spina e i rivetti. La spina e i rivetti. La spina e i rivetti. E lo controlliamo per tutte i punti di fissaggio. Poi controlliamo che non ci siano giochi. Cerchiamo di muovere l'alettone in orizzontale. E poi dal portale di ispezione comandi che non ci siano ostruzioni e che il movimento dei comandi sia libero.